Salve a tutti, sono Beniamino. Oggi, prima di iniziare col tutorial effettivo, volevo ricordarvi velocemente la piccola iniziativa che avevamo deciso di fare, che avevamo annunciato nello scorso video, ovvero quella di iniziare delle live su Twitch, vedremo precisamente quando, non abbiamo ancora deciso, nelle quali avremmo affrontato e cercato di risolvere insieme a voi i diversi problemi che voi avreste potuto incontrare nei vostri progetti. Questo insieme a, ovviamente, rispondere alle vostre eventuali domande. Quindi vi ricordo anche che abbiamo aperto una pagina Discord sulla quale potete mandarci i vostri progetti se avete dei problemi che non riuscite a risolvere. E dopo questi progetti noi li esamineremo e cercheremo di risolverli assieme durante le live. E se siete interessati e volete ulteriori informazioni, guardate l'ultimo video sul canale, lì Mattia spiega molto più nel dettaglio tutta la questione. Quindi, detto questo, andiamo a vedere cosa faremo oggi. Oggi vedremo di inserire nel nostro gioco gli effetti di luce. Ora, molti giochi hanno in specifiche zone degli effetti di luce, nel senso che magari c'è la zona è buia e solamente attorno ad alcuni oggetti, in genere metti il personaggio e eventualmente alcune lanterne, altri personaggi o nemici o cose del genere, hanno attorno di loro una zona luminosa, un cerchio in genere dove c'è luce. Vedremo quindi come fare questa meccanica e per farlo introdurremo un nuovo concetto che è quello delle surface, ovvero le superfici. Ma iniziamo a vedere effettivamente la programmazione e vi spiegherò bene tutto quanto man mano, perché ci sono un po' di cose nuove che non abbiamo ancora visto. Quindi, partiamo dalla cosa semplice, ovvero creiamo un nuovo oggetto. Questo oggetto sarà il nostro ObjLight, ovvero quello che si occuperà di gestire, praticamente di creare di fare l'effetto che viene buio in tutta la stanza, e poi saranno i singoli oggetti a creare la zona di luce attorno a loro. Quindi, in questo ObjLight cosa facciamo? Ci serviranno tre eventi. Il primo è un create event, super semplice, dove mettiamo una variabile light impostata di base uguale a 0. Tra poco vediamo a cosa ci serviva questa variabile. Dopo mettiamo uno step. Qua scrivo il codice e dopo aver fatto vi spiego tutto quanto bene, perché non sarà troppo chiaro all'inizio ovviamente. Quindi gli diciamo if not surface exists light. Allora, no, light uguale a surface create room width e room height. Bene, cosa ho fatto in questo piccolo pezzo di codice? Allora, gli sto dicendo prima di tutto di controllare se light è una superficie. Gli dico se esiste una superficie chiamata light. Surface exists è abbastanza facile da capire. Controlla se esiste appunto una superficie chiamata light. Se non esiste, creo una superficie. Queste che vedete qua, room width e room height, quindi larghezza e altezza della stanza, sono le dimensioni della superficie che creiamo. E questa superficie la assegniamo a una variabile che è appunto light. Quindi, in poche parole, la creerà solo una volta, perché al ciclo successivo light è una superficie e non la creerà di nuovo. Domanda che ovviamente vi starete chiedendo: cosa sono le superfici? Perché tutto questo non ha senso se non sapete cosa sono le superfici, ovviamente. Le superfici sono creare una superficie praticamente vuol dire creare un'area dove praticamente dopo averla creata e impostata come obiettivo di disegno, tutto ciò che disegnerete con i draw event e quelle funzioni simili verrà disegnato su questa superficie, su quest'area, anziché direttamente sullo schermo del monitor.
Questo è ciò che sono. Sinceramente non sono sicuro sia troppo più chiaro, perché comunque è un argomento che anch'io ho scoperto da poco, quindi posso farvi vedere bene come funziona, ma riguardo a spiegare le cose nei dettagli, come funziona, credo farò un po' fatica. In ogni caso, dopo che avete visto in azione, in funzione, questo meccanismo delle surface, credo sarà già un po' più chiaro. In ogni caso, praticamente vuol dire che usare una surface serve a creare degli effetti grafici che normalmente non potremmo fare, detto in parole molto semplici. Sulle surface possiamo andare a disegnare cose molto più elaborate di quelle che possiamo fare normalmente con i draw event. Quindi, ora possiamo riguardare un attimo velocemente sto codice, e quindi in poche parole ciò che facciamo è: se non esiste ancora la surface chiamata light, la creo e l'assegno appunto alla variabile light. Piccola parentesi prima di proseguire. Perché questa cosa non l'ho fatta nel create? Potevo direttamente dire qua di creare la surface e metterla assegnata alla variabile light. Non l'ho fatto perché le superfici, hanno un piccolo problema. Se cercate informazioni sui siti della YoYo Games o in generale dei game maker riguardo le surface, vi dicono sempre di fare attenzione a questa cosa, ovvero il fatto che le surface sono delle entità abbastanza volatili, nel senso che in diverse occasioni, per esempio, potrebbe capitare quando lo schermo va in standby o parte lo screensaver, le surface esistenti nella stanza vengono distrutte. E dopo, se noi facciamo qualche operazione con queste surface, ci darebbe errore perché non le trova. Quindi è sempre buona norma, quando lavorate con le surface, controllare nello step event che la surface esiste effettivamente. E se non esiste, la ricreiamo. Bene. Detto questo, andiamo avanti col codice. Se la surface non esiste, la creiamo. Else, quindi se invece esiste, gli diremo di fare delle cose. Allora, prima di tutto allora, di nuovo, scrivo il codice poi vi spiego una cosa per volta. Quindi facciamo surface set target light draw set color draw set color mettiamoci light gray, quindi grigio chiaro. Draw rectangle, sì, draw rectangle, 0, 0, room, width, room, height, false, infine, surface, reset, target, fatto tutto qua? Sì, bene. Quindi, surface set target light serve a impostare questa superficie che abbiamo creato, light. Dobbiamo dirgli che quello lì è il nostro obiettivo, dove andare a disegnare le cose. Con surface set target gli diciamo d'ora in poi tutto ciò che vogliamo che fai, che disegni con un draw o con delle funzioni di draw come queste, le disegni non come fai normalmente sullo schermo direttamente, ma su questa superficie light. E vedete che alla fine è importante chiudere. Facciamo surface reset target per reimpostare la surface obiettivo a quella di default, ovvero lo schermo. E ricordate che è sempre importante mettere questa cosa qua, altrimenti vengono fuori i problemi. Qua dentro cosa gli diciamo? Cosa che gli diciamo di disegnare sulla surface light? Gli diciamo di disegnare un rettangolo. Queste dentro le parentesi sono le dimensioni del rettangolo, quindi diciamo il punto in alto a sinistra e il punto in basso a destra, quindi sono 0,0 e il punto in alto a sinistra, room width, room height, il punto in basso a destra. In poche parole gli dico un rettangolo che copre tutta la stanza. False serve, non sono sicuro, è outline, immagino sia tipo disegnare un bordo, qualcosa del genere. In ogni caso in genere si mette false. E qua sopra invece semplicemente
gli dico di che colore sarà questo rettangolo e sarà di colore light gray, quindi grigio chiaro. Su questo ci torneremo dopo perché c'è una cosa interessante riguardo il fatto che è grigio chiaro. Perché vi starete chiedendo perché lo voglio fare grigio chiaro, non avrebbe più senso nero o comunque un grigio molto scuro? Sì. E per questo ci torneremo dopo. Ora aggiungiamo l'ultimo evento che sarà nell'OBJ Lite, che è un draw. Nel draw partiamo dicendogli GPU set blend mode BM subtract. Ecco. Poi draw surface light. Qua bisogna fare una cosa un po' fastidiosa. Bisogna fare, mi dimentico sempre bene com'è, view get camera, no, contrario, camera get view sì, esatto, camera get view x e tra parentesi diciamo view get camera 0. Qua mi confondo sempre sto codice perché vi spiego velocemente questa cosa, tutto il resto ve lo spiegherò alla fine, cioè dopo aver scritto tutto. Praticamente ci serve prendere la x della view. La funzione per far quello è camera get view x. Il problema è che non possiamo specificargli direttamente la view 0, che è quella di default, ma per prendere la view 0 dobbiamo fare view get camera 0. Usa questa funzione, no? E mi confonde sempre il fatto che una ha camera get view e l'altra view get camera. Bene, chiusa parentesi. Dopo dobbiamo prendere la y, quindi camera get view y stavolta, e ho scritto sbagliato, qua, camera get view y, view get camera 0, sono giuste le parentesi, forse, no, giusto. Ok, infine GPU set blend mode BM normal. E anche qua ho sbagliato, FPU. Bene, ok, vediamo velocemente anche qua cosa fa queste tre linee di codice. Allora, prima di tutto vediamo quella centrale. Gli diciamo di disegnare la surface. Draw surface, quindi diciamo quale superficie disegnare, semplicemente light, e dove disegnarla. E il dove sarà la x della view e la y della view. Questo, come vi ho detto, è un codice un po' scomodo perché dobbiamo dirgli due funzioni solamente per prendere la x della view, però boh, non è particolarmente complicato a livello logico. Cosa sono invece GPU set blend mode? Dovete contare che noi abbiamo il piano dove ci sono tutti gli oggetti, quindi magari c'è lo sfondo, gli oggetti come i muri, i personaggi, i nemici, e sopra andremo a metterci questa surface che avrà altri colori, no? Cioè avrà in ogni posizione un pixel che avrà colori diversi da quelli sotto. La blend mode serve per stabilire come i due pixel di due livelli diversi vengono uniti, nel senso che se abbiamo una superficie semitrasparente dobbiamo dire che un pixel nero sopra un pixel verde diventerà verde scuro. Spero sia abbastanza chiaro, non è un concetto troppo facile neanche questo. Quindi impostare la blend mode vuol dire stabilire come questi diversi pixel vengono questi diversi pixel daranno il colore finale che si vedrà sullo schermo. E adesso, notate qua, imposto la BM, quindi blend mode subtract, quindi sottrai, e dopo qua la resetto a BM normal, che è quella di default. Ora possiamo tornare a vedere questo codice qua, quello in cui dico di disegnare il rettangolo
come grigio chiaro, Perché? questo rettangolo che disegno è quello che praticamente sarà la superficie scura, no? Quindi, se il colore è grigio chiaro e io gli dico che gli dico il metodo per disegnare le cose sopra alla stanza normale è di sottrarre, praticamente io, se ho un colore, per esempio verde, che è lo sfondo, gli dirò di sottrarre da questo colore la componente del grigio chiaro e il risultato è che il colore del pixel finale sarà più scuro, avendogli praticamente tolto luminosità, togliendo il grigio chiaro. Ci sono altre blend mode, per esempio add, che somma i due valori invece che sottrarli come abbiamo fatto adesso, però non ne so troppo. Quindi mi limito a spiegare questi qua, questo che so un po' meglio. Quindi, se per esempio facendo così noi col grigio chiaro, otterremo effettivamente un colore in tutta la stanza piuttosto scuro. Se mettessimo qua bianco, vorrebbe dire togliere completamente il colore e il risultato sarebbe tutto nero. E poi invece più scuro facciamo questo colore, meno cambierà il colore che vediamo. Quindi ricordatevi, più chiaro è questo colore, più scuro sarà effettivamente l'effetto finale. Bene, spero anche qua che sia stato abbastanza chiaro. Ora, vediamo velocemente perché con questo possiamo mettere l'OBJ Light nella stanza, far partire e, se tutto è giusto, vedere effettivamente l'effetto che viene tutto buio. Non ci saranno ancora gli effetti, non ci sarà ancora la luce attorno agli oggetti, e effettivamente è buio, solamente che vedete che tipo il personaggio e gli altri vari oggetti come i muri sono comunque chiari. Questo è semplicemente perché dobbiamo mettere che l'OBJ Light ha depth uguale a, boh, mettiamo per esempio meno 3000, toh. Questo è per assicurarci che l'OBJ Light sia sopra a qualsiasi altra cosa e che disegni sopra tutto quanto. Ora, se faccio ripartire, solamente per farvi vedere velocemente, sarà tutto quanto scuro. Tutto ciò che ha una, almeno tutto ciò che ha una depth maggiore di meno 3000. Bene, adesso vedete che sembra una scena, che ne so, tipo che sia notte così, no? Ok. Ora, tutto ciò che resta da fare è creare il cerchio di luce attorno al giocatore e eventualmente le altre cose che devono avere la luce. Quindi andiamo nel giocatore intanto. Aggiungiamo un evento che è di end step. Vedete che qua andando su step vi apre tre opzioni, facciamo end step. Ora, end step vuol dire che è come uno step, solo che lo fa alla fine, dopo lo step normale. Questo è ciò che so. Ciò che non so è il motivo per il quale il codice che scriveremo ora funziona solamente nell'end step. Sinceramente, ho provato a metterlo nello step e non funziona. Questo non so spiegarvi perché. Questa roba per disegnare il cerchio funziona solamente nell'end step, quindi non so. Se qualcuno di voi sa, magari scrivetemelo nei commenti, mi sarebbe anche utile. Detto questo, gli diciamo if instance exists. No, OBJ Light. Allora gli diciamo di fare delle cose. Perché gli dico di controllare se esiste l'OBJ Light? Perché così mettete che solamente alcune zone devono essere buie. Allora a questo punto basta che nelle zone buie ci metto nella stanza l'OBJ Light. Mettete che è una grotta o un edificio buio o è notte. Nelle zone dove non deve essere buio, non metto l'OBJ Light e facendo questo controllo non avrà ripercussioni. Quindi non c'è problema a non mettere l'OBJ Light. Ok, quindi cosa gli dobbiamo dire qua dentro? Facciamo GPU set blend mode BM sub tract come prima. Dopodiché surface set target obj light dot light. Bene, poi
draw set, no? Draw circle color, facciamo, qua dobbiamo fare allora con draw circle color disegniamo un cerchio e gli specifichiamo il colore. Le prime cose da mettere sono la x e la y, però non basta mettere x e y del giocatore perché non funziona bene così. Dobbiamo dirgli x meno la posizione x della camera. E se vi ricordate, questo vuol dire mettere quel codice scomodo che vi avevo fatto vedere prima. Adesso lo copio per non dovervi far tutto. Quindi x meno la posizione x della camera, virgola, y, meno posizione y stavolta della camera. Bene. Dopo ci chiede il raggio del cerchio, però metto 100 a caso, questo ovviamente il raggio è in pixel. Poi ci chiede, se vedete sotto, ci chiede colore 1 e colore 2, io metto C orange e C black. Infine metto false per outline, come prima, come per il rettangolo. Vedete i due colori cosa sono? C orange è il colore che ci sarà al centro. Quindi quello più vicino al personaggio. C black è il colore che ci sarà verso fuori invece. E quindi se noi diciamo C orange e C black all'esterno, lui farà un colore graduale che scala man mano andando verso l'esterno fino a C black. Se mettete C black, verrà appunto come la luce che svanisce man mano che si allontana dal giocatore. Se avessimo messo C orange anche qua, sarebbe venuto un cerchio netto. In alcuni giochi potrebbe anche essere l'effetto che cercate, quello lì. Quindi vedete un po' cosa preferite. Ok, ora basta fare solamente surface reset target. Target. E GPU set blend mode a BM normal. Bene, quindi riassumendo, qua se avete capito tutte le parti prima non dovrebbe essere troppo sconvolgente sto codice. Gli diciamo se esiste l'OBJ Lite, allora la blend mode diventa BM subtract, come prima. E alla fine la rimettiamo a normal. Vogliamo impostare la surface dove disegnare a la surface light dell'OBJ Lite, per disegnare praticamente sì. Dove c'era già quel rettangolo che abbiamo disegnato prima, e vedete alla fine resettiamo l'obiettivo della surface, e in mezzo, quindi quando abbiamo la surface target che è light, la blend mode che è BM subtract, disegniamo il cerchio. Vediamo l'effetto. Come vedete, effettivamente, cioè, funziona bene. Anche un gioco così pixeloso, che comunque ho fatto piuttosto velocemente le grafiche, solamente mettendo gli effetti di luce così viene già molto più bello esteticamente. Possiamo fare anche un'altra cosa molto semplice, perché se adesso copiamo questo evento, possiamo metterlo nel enemy pair, incolla. Magari l'unica cosa che cambio è mettere un po' meno raggio del cerchio, perché voglio fare, no, che anche i nemici hanno la zona di luce. Faccio che invece di 100 hanno un cerchio più piccolo di luce e così viene questo effetto. Ok, spero sia stato tutto piuttosto chiaro, perché non è un argomento troppo facile da spiegare e nemmeno da capire, suppongo, di sicuro neanche da capire. Però sì, il codice è questo, spero abbiate capito. Ovviamente mi fate le domande se non avete capito. E ora, però, prima di finire, volevo fare un'ultima piccola parte perché avevo avuto un commento in cui mi chiedevate come fare una cosa specifica, ovvero come mettere un oggetto che fosse tipo una torretta, diciamo,
che spara a intervalli regolari dei proiettili e la torretta, mettiamo che non si muove, non si può distruggere. Allora, vediamo super velocemente come fa sta cosa, perché è abbastanza veloce da fare. Allora, creiamo un oggetto. OBJ torretta. Ho uno sprite decente per la torretta. No. Va, mettiamo lo slime. Però, boh, non so, viene brutto. Mettiamo il cartello. Facciamo create. Allora, vedete, il fatto che stia fermo è banale perché basta non mettergli il codice per il movimento come nei nemici normali, no? Quindi basta che praticamente ciò che deve avere sta torretta è solamente di sparare a intermittenza i proiettili. Quindi per fare qualsiasi cosa di intermittenza regolare, la cosa migliore è sempre usare gli alarm. Ora, vi avevo spiegato gli alarm, però mi ricordo che ero andato in realtà abbastanza veloce su quella cosa. Però, boh, per rivedere velocemente, sono dei timer. Se vi ricordate qua è proprio un evento a sé stante, dove qua. Sono dei timer, noi li possiamo impostare per esempio uguale a 120 e vorrà dire 120 cicli di Game Maker. Ora, quando ho iniziato il nuovo progetto, la velocità di Game Maker, quindi quella che è la room speed, quindi i cicli che Game Maker fa al secondo, di base è 60. Quindi 120 vuol dire 2 secondi. Ah sì, di base è 60, visto che sono appunto i cicli al secondo, vuol dire che in un secondo fa 60 cicli, 120 dura 2 secondi. Ah, per intenderci, ciclo vuol dire che per esempio uno step event, per eseguirlo tutto quanto, sta un ciclo. Quindi quando ha eseguito tutto questo è, voglio dire, in un ciclo esegue una volta lo step event. Questo è proprio per spiegarlo in modo basilare. Quindi, per esempio, in 5, se noi gli diciamo una variabile più più, per esempio hp più uguale 1, in 5 cicli lo eseguirà 5 volte, quindi hp è aumentato di 5. Ok, questo è come funziona il meccanismo dei cicli. Quindi, se io gli dico appunto uguale a 120, vorrà dire 120 cicli, 2 secondi. Un altro metodo è dirgli room speed per 2. Se voi non siete ben sicuri magari di qual è la room speed, o se magari ci sono robe particolari tipo che cambiate la room speed, facendo così room speed per 2 è sempre precisamente 2 secondi. Bene, detto questo, cosa dobbiamo dirgli nell'alarm? Gli facciamo alarm 0, qua deve creare il proiettile che deve sparare l'intermittenza, no? Quindi gli diremo instance create layer, lo crea nella sua x e nella sua y, nella layer instances, e cosa crea? Io ho già l'obj proiettile, che non mi ricordo troppo bene come funzioni, se non sbaglio va dritto verso... Ah no. Ah, ok. Praticamente quando lo creiamo dobbiamo anche dirgli quali sono la sua velocità e direzione. Boh, speed possiamo lasciare uno. Direzione, qua vedete, possiamo dirgli. Dobbiamo mettere un'altra variabile che è per esempio prog, che sta per proiettile, uguale a 0. Quando creiamo il proiettile gli diciamo prog uguale a questo. E poi la direzione del proiettile uguale a... Qua possiamo mettere o la direzione verso il giocatore, e così mirerà sempre al giocatore, oppure una direzione specifica. Quindi se per esempio metto 270, sparerà sempre verso il basso. Perché ricordate, la direzione viene contata in gradi, quindi 0 gradi è verso destra, 90 è su, quindi 270 è verso il basso. E ultima cosa, gli devo dire alarm 0 uguale a room speed per 2, perché nel create lo imposto così a 2 secondi. Passano 2 secondi, esegue l'alarm, però dopo devo dirgli di
auto-reimpostarsi a 2 secondi, altrimenti farebbe una volta soltanto, sparerebbe. Mentre così, appena scade, ripartono altri 2 secondi e continua ad andare avanti così all'infinito. Vediamo velocemente l'effetto. Lo metto per esempio qua. E vediamo come viene fuori. Ok, quindi boh, questo effettivamente è come fare questa cosa. Vedi che poi cambiando e vedi che spara a intermittenza così. E se vado in mezzo mi fa danno. Poi puoi creare la cosa migliore se ti serve che possa sparare in diverse direzioni è mettere magari che la direzione varia in base a determinate condizioni. O fai di 4 diversi oggetti, uno per direzione. Cioè metti c'è la torretta che spara a destra, la torretta che spara in alto e così via, però è un po' poco pratico. Oppure dovresti fare dei controlli un po' più elaborati che tipo riesci un po' a capire in base a dove si trova, qual è la direzione nella quale deve sparare. Oppure puoi fare appunto che spara nella direzione del giocatore. Ah, una cosa, facciamo giusto quest'ultima cosa. Velocemente, mettiamo che faccio uguale a point direction x y obj player dot x obj player dot y. Quindi così prende la direzione, spara sempre verso il giocatore. Però cosa possiamo fare? Possiamo fare una cosa interessante, ovvero fare questa diviso 90. Di questo ne facciamo, vediamo, floor, e poi per 90. Praticamente, una volta calcolato l'angolo, cosa facciamo? Mettiamo che l'angolo è per esempio 45 gradi, no? Verso il giocatore. Lo dividiamo per 90, quindi viene un numero molto piccolo. E poi cosa fa Floor? Floor è una funzione che praticamente arrotonda il numero che gli specifichiamo tra parentesi, lo arrotonda sempre per difetto. Quindi se per esempio abbiamo 1,5 ci dà come risultato 1. Se abbiamo 1,9 anche ci dà 1 come risultato. Quindi vedete che la direzione, visto che può andare fino a 360, facendo diviso 90 può andare fino a massimo 4. Se faccio Floor può essere 0, 1, 2 o 3. Se dopo faccio questo per 90, i risultati possono essere 0, 90, 180 o 260, ovvero le 4 direzioni cardinali. Quindi in questo modo cosa succede? Spara i proiettili sempre in una direzione precisa, su, giù, sinistra o destra, però comunque guardando in che direzione è il giocatore. Quindi vediamo velocemente l'effetto anche di questa cosa e dopo chiudiamo. Quindi per chi mi ha richiesto questa cosa, vedete che spara verso di qua, adesso verso il basso, perché sono verso il basso rispetto a lui. E se vado alla sua destra, cambia di nuovo e va verso destra. Bene. Chi mi aveva fatto questa domanda? Ah, ok, effettivamente funziona un po' così così perché guarda effettivamente in che quadrante ci troviamo. Se contate tipo l'asse cartesiano vede se ci troviamo nel primo, secondo, terzo, quarto quadrante, ma la cosa in realtà è facilmente aggiustabile, basta che tipo qua a questa direzione prima di far diviso 90 gli diciamo di fare meno 45. Oh, adesso non sto a fare, oh, anzi sì, dai faccio meno 45 e così dovrebbe funzionare bene. Mettiamo le parentesi per mettere tutto in ordine. Bene, chi mi aveva chiesto quindi mi faccia sapere se era effettivamente ciò che gli interessava, se ho risposto bene o se aveva comunque altri dubbi. Poi per tutti gli altri fatemi sapere riguardo. Vabbè, ho sbagliato qualcosa, però comunque se vi serve questa cosa, basta che provate un po', dovrebbe bastare forse più 45, non so, non ci ho ragionato molto. Fatto sta, fatemi sapere se avete ovviamente domande.
Ricordatevi di, se siete interessati, guardate l'ultimo nostro video per vedere la questione di Discord e delle live su Twitch. Se vi serve, mandateci i vostri progetti. Ovviamente, ecco, vedete, adesso funziona bene. Ovviamente si parla di progetti di prova, perché se state lavorando a un gioco serio, probabile che non vorrete mandarcelo. Però sì, se avete progetti di prova e trovate dei problemi, mandateci, vedremo di risolverli assieme con voi che ci fate le domande, quindi credo potrebbe essere una cosa molto utile per voi se avete dubbi del genere. Detto questo, grazie per aver seguito, ci vediamo, suppongo, in teoria la prossima settimana. Arrivederci.